Maurizio Sarri continua ancora a parlare, Maurizio Sarri. Tu sei stato fortunato che la Juventus, perché è una dirigenza di merda che è andata a prendere a Sarri come sostituto di Allegri, perché tu lo sai anche tu che la Juventus aveva puntato tutto su Guardiola, solo che poi non si fece più nulla e ti hanno rimpiazzato con te. Caro Sarri, che cazzo continui a parlare ancora solo a Juventus tu? Il mio scudetto era scontato. Il problema non è lo scudetto, che tu pure se vinceva la Coppa dei Campioni, con te non festeggiava nessuno, ma chi cazzo vuole festeggiare con te? Che se c'era la buon'anima dell'avvocato Agnelli, sta pizza ti prendeva a te a fare l'allenatore della Juve. Tu con la Juve non hai mai avuto niente a che fare, mai ci avrai niente a che fare. Tu con lo scudetto là che hai vinto, lo sai bene anche tu, che se il campionato durava una giornata in più, bastava un'altra giornata, quel campionato lo avremmo perso. Perché se non era per la Lazio che dopo il Covid non ha vinto manco una partita a più, io non lo so se tu vincevi quello scudetto là e c'avevi Pjanic, c'avevi Higuain, c'avevi Mandzukic. Ci è bruciato Emre Can non mettendolo in lista Champions, regalandolo a Borussia Dortmund, capito? Pirlo ha fatto peggio di te, è vero, ha festeggiato un quarto posto. Sarà anche giusto quello che dici tu, dici con fa con me non festeggiate lo scudetto, però festeggiate il quarto posto. Ma ti voglio ricordare che da Pirlo ce l'aspettavamo, che sarebbe stato un anno difficile. E nonostante tutto, Pirlo non ha avuto morata per parecchie partite, Pirlo si è trovato senza attaccanti, mentre tu potevi avere Higuain, cioè avevi Mandzukic. Mo che tu non li sai più gestire, che Manzo che ce l'hai messo fuori, problema tuo, che non capisci un cazzo. Quindi caro Sarri, tu mo che la Juve ti ha dato fine all'ultimo euro e mo butti in merda sulla Juve, fino a mo sei stato zitto. Vattene a fare in culo a allenare la Lazio e non ci rompere i coglioni. Perché tu, ripeto, io piuttosto rimanevo senza allenatore, ma piuttosto avrei preso Pirlo subito, dopo Allegri. Perché l'errore che ha fatto la Juve è quello di non aver sostituito Allegri con un grandissimo allenatore. Perché tu, società, anche perché... riprendendo Allegri, capisci che hai fatto una cazzata enorme sostituire Allegri con un Sarri che è quello oltre a Napoli, fuori Napoli, non lo conosce nessuno a Sarri. Quindi, giustamente, noi abbiamo festeggiato questo quarto posto. Perché? Perché per Pirlo si era messo in una stagione, si era messa veramente in modo molto brutto. Però a differenza tua, Pirlo ha vinto la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Capito, caro Maurizio? Mo, vattene a rompere i coglioni per parlare della Lazio, che la Juve la devi dimenticare. Hanno fatto bene che i giocatori con te non hanno festeggiato, perché io ho festeggiato. Tu non mi hai mai rappresentato come allenatore, perché sei una persona di merda. Non ci dimentichiamo tutte le tue esternazioni contro la Juve, e le hai fatte anche nelle vesti dell'allenatore della Juve. Non dimentichiamoci quando abbiamo perso col Napoli, cosa hai detto? Ma sono felice per i miei ragazzi. Noi non dimentichiamo. Ora statti alla Lazio, la Juve dimenticatela. La Juve dimenticatela, te lo dico, quello scudetto là, se si giocava un'altra giornata tu lo avresti perso, quindi stai zitto e vai fuori dei coglioni. Ragazzi, iscrizione al canale e dici a Sarri che Sarri fuori da Napoli ogni show. Ciao.